provincia di Bolzano, dove abbiamo così poco spazio per vivere. È una lotta continua per le aree, qui tra agricoltura, infrastrutture e sviluppo urbanistico rimane poco per la natura. La riqualificazione ambientale nella strategia della provincia di Bolzano è già attuata da diversi anni. Dobbiamo adesso seguire quello che ci indicano le direttive, soprattutto la direttiva europea, di gestire in primo luogo i corsi d'acqua in modo tale da non peggiorarli e in secondo luogo cercare di riqualificare i corsi d'acqua che sono stati classificati come scadenti. Sì, è importante non lasciare la riqualificazione al caso. Bisogna avere un sistema, bisogna avere una strategia, bisogna avere proprio non solo progetti ma programmi. E con questo programma di gestione di questi ambienti fluviali abbiamo prima individuato le necessità di intervento, sono tantissime, abbiamo individuato più di, credo, 500 possibili interventi e di questi 500 interventi ne abbiamo già realizzati 180, abbiamo già realizzato un buon numero. Ecco, il progetto della riqualificazione Rio Mareta è uno dei più grandi progetti finora realizzato in Alto Adige. È veramente un progetto molto interessante perché siamo riusciti ad allargare il fiume sistemato dopo queste escavazioni di ghiaia negli anni 70. E questa ghiaia finiva dentro la costruzione dell'autostrada del Brennero e soprattutto nel viadotto sopra Colleisarco. Questa estrazione di ghiaia per il fiume comportava l'incisione mediamente oltre 8 metri dell'alveo e praticamente della larghezza originale, che era intorno ai 300 metri, a un restringimento a 30-40 metri. E questo progetto, iniziato nel 2008 e compiuto nel 2010, comprende il Rio Mareta nella zona di Vipiteno, dove siamo riusciti ad allargare il letto dell'alveo. Questa riqualificazione è focalizzata soprattutto a dare spazio al fiume per poter muoversi, per poter sviluppare di nuovo questi habitat rari per Lontaneto e queste zone dove il fiume si può muovere e questa dinamica è proprio la caratteristica di un fiume vivace e importante. Il risultato migliore fino adesso è stato quello della continuità. Sulla continuità abbiamo lavorato adesso da tanti anni e vediamo dei risultati concreti e vediamo quanto è importante avere diversi chilometri di fiume che sono collegati tra di loro, in modo che la migrazione in tutti i sensi, sia dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, possa avvenire.